ragazze, ciao ragazzi. Allora, ho sistemato, spero di aver sistemato le luci, perché ho letto i vostri commenti. Nell'ultimo video mi avete detto in tantissimi che le luci non andavano bene. Me ne sono accorta dopo aver filmato anch'io, purtroppo. Ho combinato un disastro nella videocamera che spero adesso di aver risolto. Comunque fatemi sapere se vanno bene, se va bene l'illuminazione oppure no. Scusatemi, ok. Oggi in realtà ho davanti a me un muro di pacchi con cose, make-up, pose bellissime che mi sono arrivate nell'ultimo periodo, e moltissimi di questi pacchi io ancora non li ho aperti, quindi non so che cosa mi aspetta. Sono super curiosa di spacchettare tutte le ultime novità per voi. Allora, con voi. Allora, prime cosine mi sono arrivate da Sephora, ragazzi. È una mega busta piena delle novità. Allora, una selezione in anteprima delle novità skincare e make up in arrivo nei beauty store Sephora. E c'è davvero tantissima roba. Allora, prima è il Retinol Tonic però versione mini. Io ho sentito parlare tantissimo, anche voi nei commenti mi avete parlato tantissimo di questo brand, quindi sono molto curiosa di provarlo. Poi, allora, Cica Pear Tiger Grass Camo Drops. Ok, neutralizza i rossori e accende la luminosità della pelle. Molto interessante. È un... vorrei aprirlo, ma non è mai semplice aprire i prodotti. Mi parte sempre un'unghia. Scusatemi tra l'altro se il background, se nel background il divano è così. Se mi seguite nei vlog sapete perché, potete immaginarlo, perché vi avevo detto che lo sapete. E questo è il... sono queste goccine che dovrebbero servire a... un odore particolare, molto... sì, di che ne so, prato appena tagliato. E se aiutano davvero a combattere i rossori, per me sarebbero un toccasana, perché io ho sempre rossori sul viso, purtroppo. Poi, allora, io ovviamente vado subito, mi fiondo sui packaging rosa. Poi c'è la Magic Transformation. Ah, questo è un brand che conosco molto bene, è un brand di skincare coreana, ed è il Magic è la Magic Transform Mask, una maschera che va a pulire e a ridurre l'aspetto oleoso della pelle. Interessante. Anche questa è abbastanza targetizzata per me, perché purtroppo, cioè purtroppo insomma, ho delle zone del viso che sono un pochino più shiny. Poi c'è di Too Faced, che tra l'altro abbiamo un altro pacco intero di Too Faced, quindi bisogna vedere che cosa c'è lì. Questo è il Diamond Light, è un illuminante. Questo la conoscevo la confezione perché li ho visti su Instagram, e il packaging è pazzesco, è veramente tra i più belli che si sono mai visti secondo me in tutte le collezioni make up di sempre. Cioè, è un cofanetto di un gioiello, è gioiello è meraviglioso. E questo è l'illuminante. Insomma, anche qui se ne è sentito parlare tantissimo. A me piacciono gli illuminanti che sono naturali, e questo mi sembra abbastanza naturale, non ha glitterini, è solo luminoso. Ma il packaging, ragazzi, vince tutto. Il packaging di Too Faced è assolutamente, cioè, è imbattibile, non so cos'altro dire, è imbattibile. Poi, allora, ci sono gli Invisible Bubble. Io ancora non ho imparato come usarli, se qualcuno può aiutarmi, grazie. Poi, cioè, tutti li amano, io non li so usare. Poi c'è ho sempre bisogno di maschere per capelli, le faccio fuori a quintali, e questa è una maschera, una maschera alla menta per purificare i capelli, è una specie di scrub. Non ho mai utilizzato uno scrub per i capelli e non riuscirò probabilmente a usarne anche questo, non riesco ad aprirlo. Comunque interessante, volevo usarlo ma mi basta l'immaginazione. Poi, allora, c'è, questo è un gommage, si dice così, spero, per il corpo. Poi abbiamo, vado un po' più veloce perché ci sono davvero tantissime novità. Poi di c'è una maschera per ciglia e sopracciglia, immagino sia, sì, sarà uno di quei prodotti che nutrono il pelo, e che vi devo dire funzionano molto molto bene. Io uso quello di Benefit e quello di
Lab Care, e mi piace, praticamente non ho più gli spazi tra le sopracciglia, il che mi rende molto felice, e questo sarà più o meno la stessa cosa, quindi quando finisco quelli inizierò con questo. Poi, allora, poi abbiamo questa Boom Boom Carnival Magic. La scatola è molto carina, questo ci piace, e all'interno ci sono questi prodotti. Allora andiamo a vedere che cos'è: un body fragrance, un profumo per il corpo, poi abbiamo una crema per il corpo, packaging molto interessante, carino. Poi abbiamo due creme per il corpo, una grande e una mini size, e poi questo è invece un lip butter. Interessante, direi, questo brand, non lo conoscevo, ma mi ispira non poco. Poi allora abbiamo Liquid Gold con acido glicolico. Liquid Gold, interessante questo prodotto, non lo so, già il fatto che si chiami Liquid Gold mi interessa. Praticamente dovrebbe rendere la pelle più elastica. Interessante, beh, l'acido glicolico comunque si sa che funziona. E poi, allora, abbiamo della Farsali, mi è arrivato un nuovo primer. E questo packaging, ok, questo è diverso dagli altri primer di questo brand. Questo è molto più corposo ed è, sembra quasi una crema idratante, quindi interessante. Vedremo com'è, questo mi ispira non poco, questo è la ricerca di un nuovo primer. E poi, allora, questo l'abbiamo visto, no, questa è una brightening mask, una maschera illuminante per il viso. E poi c'è una, la Adaptogen Deep Moisture Cream, ed è, sì, è una crema idratante. Non ho mai sentito parlare, anzi mi sa che un prodotto di questo brand già ce l'avevo, ma credo sia nuovo, non lo so, non lo conosco, com'è? Ditemelo voi. E poi, allora, qui c'è il Bright Future Touche Lumiere Lissant, è un correttore, ma ragazzi, è il numero 6, mo, tipo... Su di me va bene l'1, può andar bene il 2, ma il 6 è decisamente un no. A meno che il 6 non stia a significare un colore chiaro, cioè altrimenti sì, però non lo so. A vederlo ho i miei dubbi, devo provare. Poi, allora, c'è il rossetto Sephora Rouge Matte. Vediamo la colorazione. A parte che sto finendo tutti i miei rossetti opachi preferiti, li sto finendo. Cioè, questo è un periodo veramente... Oh, ok, questo non sarà sicuramente un rossetto ad ogni giorno per me, che ogni giorno uso i nude, ma è un bellissimo rosso rubino, e quando metto il rossetto rosso uso assolutamente solo rossetti opachi, quindi interessantissimo. E poi, allora, ci sono altre cosine qua in fondo. Allora, c'è un altro grandi, c'è un altro rossetto come quello che abbiamo appena aperto. Questo però sembra, almeno a vedersi dal tappo, sembra un bel nude, quindi più un rossetto naturale che potrei utilizzare ogni giorno. Andiamo a vedere, sì, effettivamente è un bellissimo, bellissimo nude. Sembra almeno un rosato non troppo chiaro, molto carino, però secondo me questo non è matte. No, è satinato, quindi dai, semi opaco quasi, direi. Poi mi è arrivato un nuovo eyeliner, questo è il Sephora Black Ink e il Classic Line Felt Liner, quindi è un eyeliner a pennarello, e sembra veramente che Sephora abbia preparato questo pacchetto per me, perché tipo ci sono tutto nuance, tonalità, prodotti che io amo. Per esempio, la mia tipologia di eyeliner preferita, lo sapete, sono gli eyeliner a pennarello, sono anche i più semplici da applicare, almeno secondo me. E adesso sto testando il Roller Liner di Benefit e mi sta piacendo tantissimo. Mi piacciono gli eyeliner a pennarello che hanno la punta rigida, e quindi vedremo com'è questo, perché dopo aver finito quello Benefit passerò a questo. Poi c'è, io le amo queste, sono gli igienizzanti in gel colorati con glitterini, questo tipo dei piccoli pallini bianchi, e sono di solito super super profumati, sono quelli da portare in giro. Sì, mamma mia, un profumo buonissimo. Ci piace.
ci piace e sono comodi da buttare in borsetta. E poi, allora, c'è questo Synergy Serum. Ok, un siero per la pelle luminosa, per avere pelle luminosa. Intanto mi sto praticamente sfilettando tutto il maglione. Quindi una goccia per avere... Ah, ok, c'è scritto praticamente tutto in giapponese, coreano, da una parte, non lo so, è anche dietro. Quindi presumo sia un brand, sì, coreano? Credo, non lo so. Poi c'è... Credo di avervi fatto vedere tutto per quanto riguarda Sephora. Wow, tantissime novità, super interessanti, sia skincare che make up. Devo dire, questi due rossetti non sono male. Poi andiamo a vedere, mamma mia, voi dovreste, cioè, dovreste vedere che casino io ho qui davanti a me. Ho letteralmente, adesso ve la faccio vedere, e letteralmente, non ve l'aspettavate, ma ve la faccio vedere, è letteralmente una montagna di pacchetti, ok? Ok, è una montagna di pacchetti. Mi è arrivato questo pacco fantastico da Jewel Candle e sono le ultime candele di questo brand che, come sapete, io amo, perché sono delle candele assolutamente speciali, perché in realtà, vabbè, sono delle candele bellissime e profumatissime, ti profumano veramente tutta la casa, sono pazzesche, durano tantissimo, ma oh, mamma mia, io amo, soprattutto quelle con doppio stoppino, cioè amo, fanno un sacco di profumo. Ma la cosa più speciale di queste candele, lo sapete se mi seguite da un po', perché ci collaboro veramente da tantissimo con questo brand, ma è un brand in cui io credo fermamente, perché è un prodotto che io amo, cioè non vedo l'ora di raggiungere il gioiello ogni volta. Praticamente tu accendi la candela e man mano che appunto la candela si consuma, inizia a intravedere un pacchetto all'interno, e poi ad un certo punto riesci a estrarre questo pacchettino e all'interno c'è sempre un gioiello in argento, e c'è scritto di solito sulla confezione di che genere di gioiello si tratta. Qui, sì, qui c'è scritto ring, quindi ci sarà un anello all'interno di questa candela, che secondo me è anche un ottimo regalo per San Valentino, perché insomma ricevi una candela profumatissima, molto romantica, qua dietro si può fare anche la dedica, e poi all'interno c'è un anello in argento, quindi vabbè, a me fanno impazzire. E so che piacciono tanto anche a voi. Tra l'altro mi chiedete sempre i codici sconto. Mi hanno dato un codice sconto anche questi di Jewel Candle, ed è Nicole20, per avere il 20% di sconto su qualsiasi prodotto del sito. Quindi io, tra l'altro, ci tengo sempre a specificare che io con questi codici sconto non ci guadagno mai nulla. Ho deciso già dai tempi iniziando YouTube che non avrei mai guadagnato sulle vendite dei prodotti che inserisco nei video, perché non lo so, non mi è mai piaciuta come cosa. Quindi io vi do questi codici sconto, ma non ci guadagno niente, è solo perché me li offrono, e penso, anzi sono sicura, che se a qualcuno interessa torna sempre utile, un 20% in meno. Poi mi hanno spedito la My Favorite Person. Queste sono tutte candele un po' a tema San Valentino, logicamente un po' romantiche. Quindi c'è questa con questo, guardate che carino, c'è questo orsacchiotto che mi ricorda tantissimo gli orsetti del cuore, tipo un cartone che, vabbè, se ve lo ricordate, vi amo. E questo sa di fragola, è buonissimo. Non so quale sia il profumo in realtà, ma è... Ah, mamma mia, vabbè, magari la fragola non c'entra nulla, perché io non ci azzecco mai con i profumi, però è, cioè, buonissima. E questa all'interno invece ha... questa ha un paio di orecchini. Sì, oh mio Dio, io non vedo l'ora di arrivare al gioiello. Poi, allora, ne ho altre tre. Allora, c'è questa. Questa è grande, e tra l'altro anche quelle un po' più piccole, come quella che vi ho fatto vedere adesso, durano tantissimo, non so il quantitativo di ore, ma sono veramente tantissime. Poi mi è arrivata la True Love, che ha questa etichetta molto romantica e questo colore rosso, molto passionale, molto... questo è un profumo molto più fresco, un po' più standard rispetto magari all'altro che era un pochino più dolce. Sì, è un profumo più neutro, quasi come la biancheria pulita, boh, non lo so, comunque è molto buono e non è troppo dolce, perché ad alcuni sono, piacciono le profumazioni troppo dolci, per quanto riguarda le candele io le amo, ma vabbè, sono gusti. E questa invece all'interno una collana,
quindi un pendente. E poi, allora, ce n'è ancora una così, questa è però un pochino più piccolina. Vediamo che cosa... Ok, uno degli scatoloni è appena caduto da solo. Non so se devo preoccuparmi perché la casa è infestata, perché questi scatoloni praticamente sono rimasti lì per tipo un'ora. E questo è caduto adesso, così. Ok, Nicole, continua. Ah, ok, poi c'è anche la True Love versione un pochino più piccolina. Questa secondo me è la più romantica, la più elegante di tutte un po', no? La True Love, molto... Sì, molto romantica. Sì. Il profumo mi piace tantissimo. Non so perché l'ho annusata nuovamente, visto che ovviamente è lo stesso profumo di quella prima. Poi mi è arrivata Sweetheart, che è questa candela invece a forma di cuoricino, in questo pacchetto super romantico. Andiamo ad aprirla perché voglio assolutamente annusarla. E all'interno c'è un braccialetto. Quindi mi hanno mandato praticamente tutte le tipologie di gioiello. Questo mi piace. Ta-da! Anche questo è un profumo un po' meno forte rispetto agli altri, un pochino più fruttato, molto romantico anche questo sicuramente. E anche questo sono curiosa di vedere com'è, perché di questa tipologia ne avevo soltanto una così in latta tempo fa, e ci mette un po' di più però ad arrivare al gioiello. Boh, forse era successo a me, non lo so. Comunque, proprio perché non vedo l'ora di arrivarci, andiamo a prendere il pacco che è appena crollato da solo. Evidentemente è destino che io apra questo adesso. Allora, sono due i pacchi che sono crollati in realtà. C'è questo grosso e poi c'è la bustina con questi prodotti che stava sopra. Allora, questi mi sono arrivati proprio oggi e sono di un brand che io non conosco. Si chiama Dear Dahlia e c'è anche questa bustina carina, trasparente. Allora, questo è un fondotinta versione cushion. Quelli che si premono, avete presente? Con fattore protezione 35, tra l'altro. Molto interessante questa cosa. Vediamo se riesco ad aprirlo. Voglio vedere il packaging com'è. Sono curiosa perché così, a vedere le scatoline, mi sembra molto carino. Mi ricorda non poco il packaging di Fenty Beauty, sinceramente. O forse sono solo io, ma no, credo di sì. Perché comunque, cioè, la forma è quella, bene o male. E non mi sembra nemmeno tanto scuro, sinceramente, quindi secondo me non è male anche per me. Boh, vabbè, adesso ho le mani rossissime, però secondo me come colore non è male. Ho le mani rossissime, ragazzi, perché io dovrei indossare i guanti, ma non lo faccio. Molto semplice. E poi me lo chiedete sempre, perché hai sempre le mani rosse? Perché non metto i guanti e fuori fa freddo e io esco durante il giorno, ci sono 13 gradi, c'è il sole e io, sì, primavera! E poi la sera, tipo, la temperatura si abbassa, ci sono 3 gradi e io soffro il freddo come non mai. Poi mi è arrivato questo rossetto, numero 805 Scarlet. Allora, questo è un bel rosso aranciato. Non credo sia opaco, purtroppo, però è un bel colore. E poi c'è un altro rossetto, questo è colore Carmen, almeno credo sia un rossetto. Ed è, dovrebbe essere un pochino più scuro dall'etichetta che avevo visto, sì. È un pochino più scuro, un rosso mattone. Sono carini anche questi, però più secondo me appunto in questa stagione autunno-inverno. E poi mi sono arrivati questi tre, non so che cosa siano, sembrano ombretti in crema. Ok, sono dei prodotti in crema per le labbra e per le guance. E quindi da una parte c'è uno che è un pochino più illuminante, dall'altra invece c'è questo un pochino più aranciato. Devo dire, molto carina come idea e molto molto carino il packaging, l'ho detto 76 volte. Poi qui, allora vediamo, stesso prodotto ma colorazione diversa. Ok, questo invece è sempre un duo, ma ha da una parte rossetto blush in crema, dall'altra invece ha due prodotti in polvere e sono appunto due ombretti. E poi terzo, vediamo, questo invece ha all'interno due correttori, che tra l'altro sono anche abbastanza chiari, secondo me, per me, per la mia carnagione, quindi niente male, niente male. Poi in questo pacco, che è quello che è caduto da solo, il pacco infestato, allora, questo ve l'avevo fatto vedere in un vlog, quindi vado veloce, mi è arrivato questo pacchetto da
Kiosk/Urban Decay. Tra l'altro ho intravisto che all'interno c'è il long lasting, il makeup setting spray, lo spray fissante per il trucco, e sono troppo contenta perché lo sto finendo proprio, sì, lo so, tocco sempre i miei capelli, e lo sto finendo proprio in questo periodo, quindi super top. E poi mi è arrivato questo questo piccolo beauty da Kiehl's. All'interno c'è il Daily Reviving Concentrate, questo è un siero per la pelle con un misto, un mix di vitamine antiossidanti, molto buono. E poi c'è una crema per il corpo, questa non l'ho mai provata invece, non so se sia buona, idratante, leggera o come, devo provarla. Ma di solito i prodotti Kiehl's mi piacciono. E questa è la... oh, questo è uno scrub per il corpo. Anche questo mi è nuovo, non l'ho mai provato. Si chiama Coriander. E poi c'è... beh, questa invece la conosco molto bene. Questa è la maschera notturna. Poi ci sono... allora, a parte appunto lo spray fissante Urban Decay, ci sono... allora, uno e questi io so chi me li ha spediti, perché mi ha spedito esattamente quello di cui io avevo bisogno. Appunto lo spray fissante, poi il rossetto mio preferito della linea Vice è il Back Talk, è un colore bellissimo, ogni volta che lo indosso nei video mi chiedete che rossetto è lui, se vedete un rosato non troppo acceso ma nemmeno nude è quasi sicuramente lui, Back Talk. Poi mi è arrivato il Perversion Mascara, poi c'è la Eyeshadow Primer Potion, anche qui sto finendo quella che ho e quindi arriva a pennello. E poi nello stesso pacchetto c'era lui, c'è il Clarisonic e questo è il Mia Smart. Ho un Clarisonic ma tipo vecchissimo, tipo dei primi che erano usciti tipo, che ne so, tipo 8 anni fa, una roba del genere, e sono anni che non lo uso, quindi non so come sarà questo. Mi ricordo che le setole del Clarisonic andavano un pochino troppo ad aggredire la mia pelle. Spero che questo sia fatto per le pelli delicate e che sia, c'è scritto gentle, quindi dovrebbe essere delicato, perché altrimenti le setole in nylon sulla mia pelle, che è permalosa a dir poco, tendono ad essere un pochino troppo aggressivi, ma ve ne avevo parlato anche in un video, quindi però vedremo com'è, perché ripeto, sono tipo 8 anni che non uso il Clarisonic, quindi non so cosa aspettarmi. Poi, allora, mi è arrivato anche questo, ve l'ho fatto vedere brevemente in un video, mi è arrivata questa meraviglia da Dior Forever, e all'interno c'è il pennello. E poi ci sono tutti i fondotinta Forever e Forever Skin Glow. Ci sono tre della linea Forever e tre della linea Forever Skin Glow. Sono contenta perché le colorazioni sembrano molto adatte a me e voglio testarli entrambi, magari anche mixandoli, perché la mia pelle è mista, quindi a volte un po' troppo secca, a volte un po' troppo grassa, quindi mi trovo bene spesso a mixare due tipologie di fondotinta, e vi farò sapere com'è, perché sto finendo un po' tutti i miei prodotti preferiti in questo periodo, anche il fondotinta, e voglio vedere com'è questo. Spero sia il mio nuovo fondotinta top del periodo, che non è facile, sono molto severa con il fondotinta. Poi mi è arrivato questo pacco da Lab Care, e Lab Care ha prodotti molto carini. Oh, qui c'è soltanto una scatola. Allora, c'è questa scatola e c'è la crema viso anti-age arancione, blu, rosa e verde, e non so bene quale sia. Ah, ok, la verde, quella verde è per tutti i tipi di pelle, quella rosa è per le pelli delicate e sensibili, c'è quella azzurra per le pelli secche e disidratate e quella arancio per le rughe marcate. Carino che ce ne siano 4, molto carine le colorazioni e l'idea di contraddistinguerle tipologia con colore. Interessanti. E vi devo dire la verità, quando questo brand ha iniziato a mandarmi i prodotti io non lo conoscevo, non so più richiuderlo, non lo conoscevo come brand, ma testando ho visto che sono prodotti di super 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 qualità. Sono tutti prodotti, sia i sieri che le goccine vitaminiche che appunto il mascara, il gel per rafforzare ciglia e sopracciglia, sono tutti prodotti ottimi, quindi
molto curiosa e ovviamente inizierò dalla rosa, da quella per le pelli delicate. Che rosa, sì! Poi mi è arrivato un pacco da Zhouyi, che io ogni volta che menziono pronuncio in modo diverso, avrete notato, perché una volta almeno ci azzeccherò, cioè nel senso, no? Poi, allora, mi è arrivata l'acqua micellare, questa la conosco bene, la adoro, non mi dà problemi, questi prodotti mi piacciono perché sono sicuri, nel senso che so che non mi danno mai irritazioni, e questa è fenomenale. Poi c'è la questo è un detergente per il viso in olio in gel, quindi sarà leggero per le pelli miste. Poi c'è una mousse micellare, e la mousse micellare non l'avevo mai provata, quindi chissà com'è. E poi, oh ok, questo è un latte detergente, non uso tantissimo latte detergente, magari mi ricrederò. Poi mi è arrivata questa spugnetta in fibra naturale e vegetale. Poi, ultima cosina, è la crema esfoliante ossigenante, sto traducendo, esfoliante ossigenante. Poi proseguiamo, io in realtà volevo fare un video spacchettamento di tutte queste cosine più farvi il video dei miei autoregali di San Valentino in un unico video, però visto che ci sono talmente cosine da farvi vedere, non vorrei che appunto diventasse troppo lungo, quindi mi sono arrivati questi prodottini da Mesauda, ed è una crema per il viso e la Radiance, crema per il viso da giorno. Poi c'è il siero, sempre della stessa linea Radiance. E poi invece ci sono tre prodotti make up. Due sono fondotinta, perché vedo le colorazioni, sono stati attenti a mandarmi le colorazioni più chiare. Apprezzo molto, grazie. E sono i fondotinta My Skin But Better. Quindi suona molto bene. E poi c'è il Curvy Lash, il mascara incurvante high tech, io di Mesauda, vabbè, lo sapete, io amo i rossetti, non c'è paragone ai rossetti di questo brand, e vedremo come questo mascara. Sono sempre contenta di testare nuovi mascara perché li uso a chili, veramente a quintalate. Mi è arrivato, allora, anche questo l'avete visto in un vlog, ma non l'ho aperto, quindi non so che cosa aspettarmi. Ci sono vari brand scritti sulla scatola, e apriamo insieme e andiamo a vedere che cosa c'è. Ta-nan, ta-nan, musichetta non può mancare neanche qua se riesco ad aprirlo. Ma sono l'unica che ha sempre difficoltà ad aprire tutti i pacchi, o sono tutti tipo e io invece non lo so. Mi faccio delle domande interessanti. Allora, qui ci sono un sacco di prodotti. Allora, mi sono arrivati questi, che credo siano anche rossetti o gloss. Allora, sono i Rouge Velvet rossetti, sono tre, e io ovviamente vado a vedere quello nude. Ah, che è un po' più è un pochino più scuro, non è propriamente nude. Ma sì. Sì, in realtà è un nude, che su di me forse potrebbe essere un pochino più scuro del solito, ma non è così scuro, pensavo fosse meno portabile. Poi c'è stesso rossetto, che però è shiny, sì, e sia color mattone che color viola. Poi, sempre di Rimmel, c'è il 60 Seconds Super Shine Smalto, poi c'è c'è un rossetto a due step, prima la parte tinta, e poi non mi fanno impazzire, però vi dirò, questi rossetti a due, e poi la parte glossy, suppongo, e non mi fanno impazzire questi rossetti a due colorazioni o comunque a due step, non so perché, perché quando sono in giro non ho a malapena il tempo di farne uno di step, figuriamoci due, boh. E poi c'è questa palette molto carina, mi ricorda un po' la Naked Cherry, così come colorazioni, è della Magnifies Crimson Edition. Sì, i colori sono molto molto carini, devo dire, questi lo sono davvero tanto. E poi, no vabbè, non ci posso credere, vi è arrivato, vi ricordate del mio fondotinta preferito che ho finito? Beh, è lui,
ed è, se non sbaglio, anzi sicuramente sempre lui, la colorazione 50 Natural di Max Factor. Io lo amo questo fondotinta, l'ho appena finito e me ne è arrivato un altro, cioè veramente love, amore puro. E poi mi è arrivato anche il blush, anche questo credo già di averlo, ma forse in un'altra tonalità, e sono molto carini questi blush, provateli. E poi c'è di Bruno Banani, c'è un po' una cosina di tutti i brand che erano menzionati sulla scatola, Pure Woman, ed è, c'è scritto Eau de Toilette, quindi sarà un profumo molto pink anche questo. Vediamo. Io sempre con molta nonchalance. Buono, fresco, ci piace, mi piace, non so descriverlo, ma provatelo, è molto buono, molto... sì, primaverile, mi piace. E poi c'è un ultimo sacchettino. Anche qui ci sono due smaltini, che carini, sono di Sally Hansen. Io conosco bene questo brand perché ho comprato molto spesso i prodotti di questo brand, gli smalti di questo brand. Allora, uno è questo color ciliegia, un color fragola, e l'altro invece è questo color rosso un po' più verso l'arancio, molto carino. Questo di Hansen è un ottimo brand, penso facciano solo smaltini e sono ottimi, sto distruggendo tutto, sono ottimi. Poi da Diego Dalla Palma mi è arrivato questo pacchetto, andiamo veloce perché abbiamo un sacco di roba da spacchettare ragazzi. E c'è questo, wow, c'è questo beauty case molto carino. Vabbè, Diego Dalla Palma ha sempre cosine stupende. E allora c'è struccante delicato fantastici, io amo letteralmente, è uno struccante bifasico delicato, adesso che non ho più l'extension sulle ciglia posso usare gli struccanti bifasici, ed è travel size, quindi piccolino, posso portarlo in giro quando viaggio, io amo il travel size. Poi c'è uno scrub ossigenante idratante, trattamento urto nuova luce, immagino per il viso, carina sta cosa. E poi c'è invece... ah, c'è la crema, questa è antietà ridensificante 24 ore, quindi mi piacciono molto le creme idratanti, non ho mai provato quella di questa linea, in realtà la crema antietà, ho provato però altre tipologie di creme, di prodotti skincare di questo brand e non sono niente male, perché io conoscevo Diego Dalla Palma per i trucchi, invece hanno anche prodotti skincare e soprattutto cura dei capelli, le maschere per capelli Diego Dalla Palma sono top. Poi, allora, proseguiamo, c'è questo pacco gigantesco, allora, ci sono due pacchi in realtà di Too Faced, allora, primo, ta-na-na, che ho aperto malissimo naturalmente, all'interno ci sono i due hangover, uno è il primer, se non sbaglio, sì, è il primer, e l'altro invece è lo spray fissante, appunto della stessa linea. E poi in quest'altro pacco c'è, questo è fantastico, c'è questa bag, ok, c'è questa bag, Play Rich, Live Pretty, e quindi già so che ci sarà la collezione che speravo, Beauty is Power, e questa è la nuova collezione Pretty Rich, andiamo a vedere perché c'è un sacco di roba che mi è arrivata, tutto prodotti nuovi di questa nuova collezione. Allora c'è la palette occhi, non ci posso credere, tra l'altro la mia batteria sta lampeggiando, ma in caso ne ho un'altra pronta. E c'è, no vabbè, c'è il packaging ragazzi, il packaging è meraviglioso, wow, cioè wow, sono bellissimi, bellissimi, guardate questo rosa glitterato, è pazzesco! Cioè, a vedersi sono veramente, veramente meravigliosi. Sembrano, boh, è come un... come sì, sono come dei gioielli. Questa collezione, non lo so, mi fa impazzire. Poi c'è la... Finalmente, erano secoli che volevo provarla. Ed è la Glow Job, ed è questa maschera per il viso. Tutta, completamente glitterata. Sono troppo emozionata, finalmente, di averla tra le mani. Cioè, ma vedete che meraviglia. No, vabbè.
Cioè, è bellissima, è bellissima, è... Non mi sembra vero che sia una maschera per il viso, boh, è stranissimo, ma ero troppo curiosa e finalmente ce l'ho. E anche se è un pochino difficile da... Oddio, sto facendo un casino. Ok, Nicole, datti una regolata, calmati. Io, cioè, vedo questi prodotti e non capisco più niente, sono... Non lo so, non vedo l'ora di provarli. Poi c'è Almond Light. Questo secondo me è lo stesso illuminante che abbiamo visto prima. Vediamo. Sì, il packaging è lo stesso. Ed effettivamente anche l'illuminante mi sa che è lo stesso. Comunque lo regalerò in un giveaway. Seguitemi su Instagram, mi trovate come kissandmakeup01, se no c'è il link qua sotto, perché faccio sempre un sacco di giveaway. Poi c'è il Better Than Sex versione limited edition con i diamantini. Sì, l'avevo visto questo nelle stories Instagram, comunque degli youtuber americani che seguo, ed è bellissimo. E poi vabbè, il Better Than Sex è uno dei miei mascara è uno dei miei mascara preferiti di sempre, quindi sono sempre felice se mi arriva. Poi è c'è il Rich Dazzling Lip Gloss, e quindi è un gloss glitterato che io vi giuro, boh, vabbè, packaging top, solo che io non riesco a vedermi con i gloss glitterati, non so perché, forse quando avevo tipo 22 anni li usavo come se non ci fosse un domani, e probabilmente mi è bastato per tutto il 2000 e... fino al 2030 direi. E poi c'è sempre il stesso gloss, però anche in colore viola, e direi, ah no, ne abbiamo diversi, ne ho altri anche in rosa chiaro, marroncino e un viola prugna bordeaux scuro. E poi c'è la Diamond Light, però di un altro colore, quindi sarà, immagino, wow, troppo bello, sarà immagino un illuminante, sì, però di colore diverso, questo è dorato. Poi c'è il c'è un altro lip gloss, e questo è nude aranciato con i glitterini dorati. E poi un'altra Diamond Light, che questa è la Diamond Fire, e non so se sia invece... Wow, no, questa decisamente non l'abbiamo ancora vista. È un bellissimo duo chrome, questo sarà sicuramente più chiaro come illuminante rispetto all'altro, che era un pochino più color carne, però molto molto bello. E poi c'è ancora una cosina, ed è un pennello con le setole rosa, fantastici. Diamond Light, il pennello per l'illuminante. Wow. E poi questa pochette, questo beauty case super carino, quindi ringrazio anche Too Faced per queste cosine, ma dobbiamo vederne ancora tante, ragazzi, tante novità ancora in arrivo, e questo video probabilmente sarà lunghissimo, ma ragazzi, io volevo spacchettare tutto con voi, non so perché, ma quando mi arriva qualcosa preferisco condividerlo con voi, farvi vedere le novità, chiacchierare, magari alcune cose ve le conoscete già e ve lo scrivete, voi non lo so, mi piace questa cosa. Poi mi è arrivato un altro pacchetto da Too Faced, allora, e c'è uno il Better Than Sex, quello classico, e poi c'è questo che non so che cosa sia in realtà, Sleep Pure Silk Sleep Mask, quindi è una maschera per la notte in pura sete. Oh wow, vabbè, no vabbè, Too Faced ha sempre questi regali che tu proprio ci rimani perché non te li aspetti, è meravigliosa. E poi io amo le maschere da notte che sono super morbide, quelle un po' più rigide, boh, non lo so, mi danno fastidio, e questa deve essere soffice, sì, lo è davvero, è super soffice. Oh, amo veramente, pazzesca. Poi c'è quest'altro pacchettino che mi è arrivato da Mellow, e Mellow è un brand che io ho scoperto da poco perché hanno iniziato a spedirmi i prodotti, e vi devo dire la verità, mi ha stupito, ci sono dei rossetti sia in stick che liquidi che sono fantastici, rigorosamente opachi, lo ammetto, ma sono fantastici. Allora, mi sono arrivati
due paint, liquid paint trio, sono molto molto carine. Date un'occhiata a questo brand, ragazzi, mi sa che questa è la colorazione che già ho e che amo, ma io ce l'ho più grande, questi sono un po' più mini come size, come grandezza. E questi, se avete occasione, provate questo brand perché è fantastico, almeno i prodotti che ho provato fino adesso mi hanno stupito. Poi c'è il... che cos'è? Oh, è un eyeliner in gel, che carino il packaging, c'è anche il pennellino. Poi ci sono quattro nuovi rossetti. Non ci posso credere ragazzi, è lui, è Posh, è il mio rossetto preferito di Mellow, è lui, non ci posso credere, vabbè. Questo è il rossetto che mi chiedete sempre, quando lo indosso mi chiedete sempre che rossetto è, e addirittura l'ho usato talmente tanto e lo sto finendo che la scritta Mellow ormai non si vede più, e adesso ne ho uno nuovo, yes! Guardate, Posh secondo me è uno dei nude più belli di sempre. E poi, logicamente, se vi piacciono i rossetti opachi, perché questo è opaco. E poi ho tre nuove colorazioni in realtà: Danger Zone, New York e Electro, che sono rispettivamente un rosso, un viola ed un arancio. E poi ci sono anche le matite labbra, una matita occhi e le altre invece sono matite labbra. Queste non so se le ho mai provate, ma i rossetti dateci un'occhiata che sono pazzeschi. E poi mi sono arrivate invece due palette, se non sbaglio, di ombretti. O questa, sì, due palette di ombretti. Allora, wow, questo blu elettrico è, cioè, è meraviglioso, veramente bellissimo. E poi c'è l'altra che è Treasure Chest, bellissimo packaging, devo dire, questo brand mi ha stupito. E questi invece sono colori un pochino più neutri, così. Non credo si trovino nei negozi, non credo si trovi nei negozi questo brand. Vi lascio comunque, qui c'è il link, not sponsored, cioè solo che è un brand che sinceramente mi ha colpito, e questo è il link, eccetera, se volete andare a vedere. Comunque sono super contenta di avere nuovamente Posh, che è uno dei rossetti più belli di sempre. Poi mi è arrivato, tadadà, questo altro pacchetto da Dior, e ancora non l'ho aperto, quindi non so che cosa ci sia. Ma c'è scritto Plump and Glow to the Max, quindi credo ci siano dei prodotti labbra, immagino, suppongo. Vediamo un po'. Tadadà, tadadà. Allora, Plump and Glow to the Max, sì, sono i lip plumper, i nuovi lip plumper di Dior. Mi sa che li ho visti anche in TV, non vorrei sbagliarmi, boh, non lo so. E sono appunto, questo è un colore un pochino più nude ed hanno questo effetto rimpolpante sulle labbra sostanzialmente, quindi dovrebbero farle sembrare un pochino più piene. Poi altro colore, c'è questo arancio corallo, molto carino questo. E poi ci sono tre lip glow, questi erano i maximizer e questi invece sono i lip glow. E andiamo a vedere Rosewood, che è un pochino, è il quello nude, ma sono tutti bicolor. Questi lip glow sono molto carini secondo me, e sono curiosa di vedere come sono anche abbinati ai lip maximizer. Non è finita qui, perché poi mi è arrivato un altro pacchetto da Fito. Anche qui i prodotti sono ottimi, e c'è uno shampoo color protecting top, poi c'è il che cos'è questo? Uno shampoo ridensificante, interessante, visto che sto perdendo un sacco di capelli nell'ultimo periodo, probabilmente avranno sentito me che lo dicevo in uno degli ultimi vlog, via, si sono detti, povera ragazza, diavolo la mano, grazie, grazie, grazie. E poi mi sono arrivati, allora, questa è una maschera protettrice del colore, interessante, perché io non uso solitamente balsami per i capelli, io uso sempre solo shampoo e maschera, cioè il balsamo per me è troppo poco, io ho bisogno della maschera, quelle le cose un po' più dense, un po' più corpose, no, perché insomma i miei capelli ne hanno veramente bisogno. E poi ho, questo è uno Shine Activating Care, non so che cosa sia, un trattamento attivatore di luminosità per capelli colorati con mesh, senza risciacquo, figo. E poi ci sono queste due box, Febe, vediamo che cosa c'è all'interno, non ho la più pallida idea. Allora, c'è un tubetto con uno shampoo per lavaggi frequenti, io lavo i capelli
molto di frequente, cioè un giorno sì, un giorno no. Poi c'è un balsamo nutriente, carino perché è un travel size. Poi c'è l'acqua micellare per peli miste, interessante, ho sempre bisogno di acqua micellare, ragazzi. Poi qui c'è un contorno occhi, anche di un contorno occhi ho sempre bisogno, li faccio fuori come se veramente ci fossero domani. E poi c'è questo sacchetto con un sacco di campioncini vari di diverso genere. E poi nell'altra box ci sono altri prodotti skincare, vediamo. Allora, ok, un detergente intimo, ok. Poi una crema per i piedi, ragazzi, prendetemi in giro fino a quando volete, ma io amo le creme per i piedi, ho sempre i piedi secchi e ho bisogno di una crema per i piedi buona, quindi arriva a pennello. E poi, non credo sia molto figo parlare di creme per i piedi, ma io le amo, cioè, cosa ci devo fare? Poi mi è arrivato questo, che è ancora incartato, ed è burro di karité per il corpo. Figo. E poi c'è il bagno doccia emolliente, anche questo travel size, molto carino, ci piace. E poi ragazzi, incredibile ma vero, ci stiamo avvicinando alla fine, c'è questo piccolo pacchettino che se non sbaglio è di Mesauda, sì, e all'interno ragazzi ci sono un sacco di rossetti extreme matte. Queste sono le colorazioni che vanno da una nude ad un rosso, due fucsia violacei ed un color corallo. Molto carini, lo sapete quanto amo gli extreme matte di Mesauda, non sto più qui a ripetervelo. E poi ultimo pacchettino è di Diego Della Palma. Chissà che questa ve l'ho fatta vedere su in un vlog, non sono sicura, forse ve l'ho fatta vedere in un vlog. Allora, c'è questa... questo trio di terra, blush e illuminante. Sia il blush che la terra mi sembrano ideali per me come tonalità. E poi c'è quest'altra palettina con ombretti e sono sia opachi che super glitterati. Ok, la batteria è andata, ma sto utilizzando la videocamera dei vlog. Tra l'altro dovrei aver risolto il problema di luce blu che mi faceva sembrare puffetta nei video. Spero sia meglio. E poi nel pacchetto Diego Della Palma c'è questo smalto super 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 glitterato, questo gloss dorato nude, anche questo super 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 glitterato. Peccato che su di me, sulle labbra, non siano un granché i colori glitterati, quindi credo che anche questo lo darò in giveaway, mi raccomando seguitemi su Instagram. E poi c'è la l'eyeliner, però questo con glitter, non si vedono sulla punta ma c'è scritto che contiene glitter, interessante. Io ho la matita semplice nera di Diego Della Palma e scrive benissimo, tipo carboncino, è proprio morbida e super pigmentata, quindi vedremo com'è anche questa. Ok mia family, mi sa che questo per oggi è tutto, io sono letteralmente sommersa dai pacchi, quindi è promesso che nei prossimi giorni invece arriva anche il video haul di tutti i miei acquisti anticipati, tra l'altro per San Valentino, i miei autoregali che non vi deluderanno come al solito. Quindi questo per oggi è tutto, però noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Mia family, io vi ricordo che ci vediamo sabato 2 marzo a Trieste in via Roma 9 nel salone Goran Wieler per incontrarvi, sono lì per incontrarvi tutti, quindi vi aspetto e niente, a lunedì, buon weekend, ciao!